Il testo unico sulla privacy riunisce in un unico contesto, sulla base dell'esperienza di 6 anni, la legge 675 del 1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della giurisprudenza del garante e della direttiva dell'Unione Europea numero 58 del 2000 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Il codice è diviso in 3 parti. La prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato. La seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori, tra i quali quello assicurativo. Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti, informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori, completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori. La terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'ufficio del garante. Il principio generale che il testo unico sulla privacy stabilisce è che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che questi dati devono essere trattati rispettando il diritto alla riservatezza e all'identità personale, nonché il diritto di ogni persona a dare o meno il proprio assenso al trattamento dei dati personali.